Ciao amici, bentrovati in un nuovissimo video. Oggi parliamo di un tema speciale che è quello, appunto, ci troviamo nel mese di novembre e come sapete ogni anno io mi occupo di sensibilizzare insomma, uomini, donne, tutti su il tema contro la violenza sulle donne. Oggi, insomma, in questo momento mi trovo a Bogotà e sono in compagnia di Juliana Cortés, che è un'attrice colombiana. E insieme facciamo insomma numerose cose, progetti, video, stiamo scrivendo anche insomma una serie, quindi siamo molto attive, siamo delle creatrici, delle donne forti, unite, ci amiamo, ecco, come donne, e questo è un po' il messaggio che vogliamo dare. Vogliamo fare appunto questo video, sono stata appunto invitata attraverso una mail che mi è arrivata da Maddalena Sant'Angelo, che ringrazio, e questo appunto si chiama video tag, che oggi andremo a fare sia in lingua italiana che, insomma, in italiano che in spagnolo. Quindi io risponderò prima a queste domande, poi rivolgerò la domanda anche a Juliana in spagnolo e lei ci risponderà appunto secondo la sua visione e secondo la sua città in spagnolo. Quindi inizio in questo momento io con la prima domanda, che è la seguente. Ti senti sicura nella città dove vivi e se ci sono state delle situazioni, insomma, in cui, insomma, pericolose all'interno della tua città? Allora, io in questo momento, anche se vivo a Bogotà, rispondo sulla mia città, che insomma in particolar modo è stata Roma, o posso dire appunto nella mia regione, in Puglia. Devo dire che le situazioni in cui non mi sono sentita sicura sicuramente sono state quelle di tornare a casa da sola, ecco, ricevere magari numerosi fischi o sentire uomini che ti fanno commenti sgradevoli mentre stai camminando per strada da sola. Quindi tendenzialmente dipende dalla città, ecco, se mi sono trovata in Puglia meno, forse a Roma un po' di più, qui a Bogotà sicuramente di più stando da sola, però tendenzialmente una donna da sola di notte io credo che sempre non si sente un po'. Ecco, è una situazione difficile e difficilmente, scusate il gioco di parole, si sente al sicuro nella sua città stando sola. ¿Te sientes segura en tu ciudad y si te ha pasado algo de peligroso en tu ciudad? Bueno, desafortunadamente tengo que decir que no me siento muy segura en mi ciudad, a pesar de que no he tenido momentos demasiado dramáticos. Cuando estaba embarazada, nosotros acá tenemos un sistema de transporte que se llama Transmilenio, y cuando estaba embarazada tenía mi barriguita y la gente empujaba y de repente, ¡pum!, me pegó un codazo en la barriga y pues me sentí muy asustada y tuve miedo de que algo le hubiera pasado a mi bebé. Entonces, desde ese momento no volví a montar en todo mi embarazo un Transmilenio. Eso no me hizo sentir segura. Por fortuna, no pasó nada malo y nunca me ha pasado algo tan grave como a otras mujeres en mi ciudad, que hace poco, por ejemplo, una de ellas fue violada. La robaron, le hicieron practicar sexo oral a una persona y bueno, estuvo a punto de que eso sucediera algo peor, pero gracias a Dios no. Entonces no me siento segura. Sí, todavía te estuve contando eso, que cada mujer no se siente segura, creo, en ninguna ciudad, sobre todo de noche, a pasear sola. Sí, creo que no es tan fácil. Siempre estás mirando hacia atrás, preguntándote quién está, quién viene. Camino rápido, no voy a sacar el celular, cuidado con mi bolso. Sí, siempre stiamo con gli occhi ben aperti, facendo attenzione. A me è successo in un treno, in realtà proprio in Puglia, quando ero piccola, insomma, appena forse 18 anni nemmeno, un controllore del treno mi ha presa in disparte, insomma, voleva abusare. Fortunatamente, insomma, ho avuto i riflessi pronti per scappare da questa situazione, però devo dire che sono stata rubata, sono stata seguita. Mi hanno aperto la macchina, insomma, rubandomi di tutto, quindi sì, è sempre un tema difficile, non è mai facile per noi donne. Siguiente pregunta. Bueno, sì, se ti è passato già lo contaste. Tu pensi che
bueno traerte contigo en tu bolso algo como un spray o tener algo en tu vestuario que te pueda ayudar para defenderte. Sí, definitivamente creo que sí es muy útil. Una vez cuando estaba estudiando en la universidad, cerca de la universidad, una persona me amenazó con un vidrio y me dijo, dame el dinero o te corto la cara. Entonces fue como, obviamente saqué todo el dinero y se lo di y después me quedó una rabia, un enojo que decía, tengo que buscar algo para defenderme porque no puedo estar sola. Entonces pensaba, meto unas tijeras, meto un cuchillo, ¿qué hago? Entonces cuando me dices, algo en mi vestuario me puede servir e indudablemente nosotras que usamos tacones, digo, pucha, pues me quito un tacón y no sé, algo así. En el momento de defenderme, creo que eso sería como algo útil, ¿no? Claro. Quindi la domanda che rivolgo anche a voi, e ora risponderò anche io in italiano, è se è utile portare nella propria borsa uno spray peperoncino, se vi è mai capitato, se pensate che magari qualcosa nel vostro abbigliamento può aiutarvi a difendervi. Io personalmente non ho mai avuto lo spray peperoncino, però ho sempre pensato che sicuramente, cioè magari quando passeggio penso a cosa mi potrebbe essere utile effettivamente per potermi difendere. Sicuramente, come diceva Juliana, i tacchi, ecco, ci possono aiutare perché possono essere un'arma di difesa. E insomma, qualsiasi altra cosa che può in qualche modo esserci d'aiuto, però sicuramente avere gli occhi ben aperti. E ora aggiungiamo la prossima domanda: se è importante e se avete fatto dei corsi di autodifesa personale ed eventualmente se è meglio farli in maniera di gruppo o per singolarmente. Io ho fatto un corso di difesa personale, l'ho fatto non in gruppo, l'ho fatto diciamo da sola con appunto un trainer che si occupa di questo e ritengo che sia molto utile perché effettivamente saper conoscere qualcosa di difesa personale è sempre molto utile. La siguiente pregunta è se voy a acorpar dos preguntas juntas. Si es importante hacer un curso de defensa personal y si es para ti es mejor hacerlo en manera grupal o personal. Creo que cualquier herramienta que nos pueda ayudar a sentirnos más en confianza es bienvenida. Entonces sí, definitivamente sí he pensado, podríamos hacerlo de hecho y pienso que podemos hacerlo juntas o Sí. en un grupo de mujeres, de amigas. Sería útil poder contar nuestras experiencias, entrenar con la otra, practicarlo. Así que sí, me gustaría tomar uno y me haría sentir más en confianza, sentir que tengo yo el poder. Poder. Ya. Sí, Sí. pero todavía tú no lo has hecho No, en tu vida. aún no. Aunque. Okay. Listo. Siguiente pregunta que tenemos es, bueno, si está algo eso es muy delicada, en tu cuerpo o en tu característica, en tu carácter, que te has ayudado o que te podría ayudar, o si al contrario está algo de tu cuerpo que puede atraer personas malas cuando tú caminas sola en la calle o que no te ayuda, algo de tu cuerpo, de tu carácter. Ok, yo diría dos cosas. Primera, algo de mi cuerpo que pueda ser una desventaja es que soy pequeña, entonces no tengo tanta fuerza para defenderme frente a alguien más grande que yo, sea hombre, sea mujer, bueno, una persona más grande que yo. Es muy difícil defenderme porque soy más pequeña. Sin embargo, eso también me hace más ágil. Puedo escaparme y escabullirme porque soy pícola. Entonces, al ser pícola, es más fácil tal vez huir o correr, ser más ágil. En mi cuerpo creo que eso, la agilidad y el hecho de poder, no sé si el ser actriz me permita eso, no sé si en ese momento tenga Podría ser. la tranquilidad para poder actuar algo o para poder hacer algún show, no lo sé. Gracias a Dios no he estado en una situación tan terrible como para tener que probarme esto, pero creo que uno en un momento de defender la vida puede sacar cualquier herramienta que tenga. Pero al contrario, ¿tú piensas que tiene algo que puede atraer los hombres de tu cuerpo, de tu Ah, carácter? sí, soy linda. ¿Sabes cuando se dice te pone una falda tan cortita y en tu vestuario que puede atraer los hombres? Sí, ¿Sabes? yo generalmente me he visto con escotes, con minifaldas. De hecho, hace poco, hace unos años en Colombia, en Bogotá, hubo una polémica de un bar muy conocido en Bogotá que se llama Andrés.
un bar. Uh-huh. Y entonces una mujer se fue con una falda y un hombre empezó a manosearla y dijeron, ah, ¿quién la manda a ir con falda? Eso le pasa por ir con falda. Le estás dando papaya. Exactamente. Entonces, sí, yo me he visto así, pero no creo que esto sea un causal para que alguien venga a tocarme si yo no le doy el permiso. Así como yo no lo haría con otra persona, ni con un hombre, ni con una mujer. O sea, bueno, voy a tratar de traducir un poco. Ovviamente lei, quello che sta dicendo, che quello che la aiuta maggiormente è il suo corpo essere molto agile, molto essendo più piccola di statura, e quindi che l'aiuta in qualche maniera, da un lato può svantaggiarla, ma da un lato può aiutarla a scappare. Ma allo stesso tempo un tema, insomma, molto polemizzato per le donne, e quando per esempio sentiamo al telegiornale, quindi questa è la domanda, se c'è qualcosa del vostro corpo, del vostro carattere, dell'abbigliamento che indossate che può aiutarvi o svantaggiarvi in situazioni sgradevoli con un malvivente, e spesso si dice se l'è andata a cercare perché si è vestita appunto con una minigonna, con in maniera molto provocatoria. Io credo che ci sono circostanze in cui al di là di tutto, dell'abbigliamento, nel senso, il malvivente o la persona che comunque sta, insomma, alla fine non sta bene di testa, indipendentemente dall'abbigliamento, se segue una donna lo fa a prescindere dall'abbigliamento. E ovvio, noi donne non siamo avvantaggiate per questo, però non significa che ce lo andiamo a cercare, perché se non diamo, quello che diceva Giuliana, se non diamo confidenza e modo per poterlo fare, non vedo perché insomma si debba dire la frase se l'è andata a cercare. E tantomeno una persona che magari che è espansiva, che ama divertirsi con le proprie amiche e sta bien con sus amigas, y se ama divertirse. Ser libre. De vestirme como yo quiero y no como tú me estás diciendo que yo me vista. Yo me visto como yo quiero porque soy libre. Esattamente, cioè non una persona non essere condizionata da questo solo perché è donna, e non, a non vestire la propria femminilità perché è imposto in qualche modo dalla società o perché siamo ancora in una società patriarcale, che deve ancora superare molto questo tema. Evidentemente io mi rendo conto dell'appello che in questo video noi vogliamo fare, ecco, parlando poi in due idiomi diversi, è quello di un po' a cercare di, in qualche modo, di diffondere questo messaggio in varie lingue, in varie popolazioni, di sensibilizzare e di cercare di far sì che questo video e i video che contengono questa tematica possano girare il più possibile, per far capire che appunto ancora dobbiamo superare molti drammi della società che tuttavia non siamo stati in grado di superare. Pertanto sì, il problema ancora esiste, non solo nella società italiana, ma insomma, come potete vedere, in tutte le società del mondo, è un problema che, insomma, dobbiamo affrontare, dobbiamo farlo insieme. Inoltre, ultima domanda è se gli uomini sono sensibili al tema. Sì, o perlomeno questo a livello etico, che quello che si propaganda, sì. In alcuni casi però c'è ancora tanta, in qualche modo, come dire, presunzione della parola, o meglio, c'è tanta ipocrisia, ma nei fatti dobbiamo veramente cercare di fare dei passi in avanti, che non solo con le parole, ma proprio con le azioni. La ultima pregunta è se gli uomini sono sensibili sul tema della violenza sulle donne. Pues yo creo que no se trata solamente de un género, se trata de la condición de ser humano, de la vulnerabilidad de la vida que tenemos como seres humanos, se trata de cuidarnos, se trata de que si yo veo que a otro hombre le está pasando algo, yo me solidarizo y si puedo yo colaboro. No solamente porque seamos mujeres, te cuido y te amo, sino porque somos seres humanos conviviendo en este mundo. Entonces creo que los hombres sí también están en riesgo. Muchas veces, a veces, he visto en mi círculo que es válido que las mujeres le cojan la cola al hombre. Y entonces es normal, como ¡ah! Pero si un hombre le coge la cola a la mujer, ¡atrevido! Y no debería ser así, o sea, el respeto es mutuo. Hombre, sí, mujer, los dos. Claro, no importa el género tanto, es la condición de ser humano, de poder respetarte y que tú me respetes a mí dentro de mi libertad también. Sí, 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 es totalmente verdadero lo que tú dices. Es que creo que todavía, pero algunas veces, sobre todo en la comunidad, se habla muchísimo sobre el tema, pero tenemos que hacer pasos y avanzando
porque todavía estamos en una sociedad patriarcal y esos son problemas que siguen, sí, seguimos teniendo no solo en un país, sino en todo el mundo. Y en algunos países más, porque todavía más que en otros. Nosotras somos afortunadas, tenemos suerte de vivir en países que podemos decir la nuestra, tenemos nuestra palabra, nuestra creatividad, mira, creamos en libertad, pero están algunos países que no la tienen. Que no la tienen. Yo en la Colombia tienen. Me siento libre de ser mujer y de expresar mi verdad. Obviamente hay escenarios, como les acabo de contar, en donde me he sentido un poco segura, pero me he sentido en general libre de poder ser yo, de vestirme, de... pero también entiendo que hay otros países en los cuales ni siquiera pueden mostrar el rostro ni su pelo. Exacto. Y eso ya es obviamente algo por lo que hay que visibilizar y levantar la voz. Sí, effettivamente noi ci sentiamo molto fortunate per vivere in paesi dove possiamo essere donne, essere libere, con tutte le problematiche del caso, però effettivamente ci sono paesi dove ancora tutto questo non è una realtà, dove non si può mostrare appunto il proprio volto, i propri capelli, essere donna al 100%. Perciò l'appello che facciamo oggi è quello di, insomma, se siete sensibili al tema, se volete collaborare con noi, di condividere questo video, di rispondere a queste domande anche voi, non soltanto le donne ma anche gli uomini. Sarebbe bello vedere video tag anche da parte di uomini che rispondono a queste domande, e facciamolo girare il più possibile questo messaggio. E un appello soprattutto che appunto la donna, donne e uomini possano essere liberi di esprimersi in qualsiasi paese, in qualsiasi luogo del mondo, senza alcuna costrizione alcuna, ecco. E es l'appello che vamos a decir al final. Quiero que tú lo hagas también, de difundir este video, y que todas las personas, no solo las mujeres, también los hombres, puedan difundir estas preguntas a otras personas, así que todo el mundo puede ser un mundo libre. Exacto, me encanta lo que acabas de decir. Se trata de que podamos ser libres. Tal vez nuestra voz sea la voz de muchas mujeres en este planeta que no pueden hacer, no tienen la libertad de hacer un video diciendo cómo se sienten, contando su experiencia, porque apagan su voz. Este es un video que pretende levantar la voz y decir nuestra verdad. Por nosotras que somos libres y por todas aquellas que no lo son, esta es nuestra voz, y no solamente para las mujeres, sino también para los hombres que ven esa realidad y que se puedan sensibilizar, sentir que lo que tienen al frente es un ser humano, no importa el género. Simplemente es una cuestión de solidaridad y de amor por el otro y de libertad. Así que esto es más pro amor. E questo vogliamo farlo appunto con due paesi diversi, tra due donne che si rispettano e si amano e che vogliono mandare un messaggio insieme, e che magari la voce unita di più persone può fare la differenza. Gracias. Grazie. Grazie.